scommetti sotto porta. Eccoci, caro Federico, con un nuovo appuntamento, eccezionale appuntamento di scommetti sotto porta. E siamo qui appunto per dare delle nuove dritte, perché domani comincerà il prossimo turno di campionato con l'anticipo appunto di Napoli-Bologna, però noi non l'abbiamo aggiunto nelle nostre scommesse, piuttosto abbiamo dato altre dritte. Sì, ce l'ho. Ok, allora le tue partite, io in realtà qua chiaramente me ne sono segnate tante, e fra l'altro c'è anche un'aggiunta nel nostro gruppo scommesse. Ecco, diciamo prima questo, ecco, perché poi effettivamente sembra un dettaglio da poco, però diciamo abbiamo voluto, come segno di affettuosità, inglobare, diciamo, nel gruppo nuovo neonato che si chiama i Polettari, anche il farmacista Alessandro, che gentilmente ci mette a disposizione lo studio di Napoli Centrale, e quindi ha espresso il desiderio di voler partecipare, visto che diciamo siamo sulla dritta giusta della competenza, e quindi ha visto di gran lunga, e quindi come ringraziamento lo abbiamo inserito, e questo lo potete fare anche voi con i vostri amici, cercando sempre o di allargare il numero dei concorrenti, ma anche di allargare la puntata, e potrebbe essere interessante anche puntare cada uno, se siete 3-4 di voi, un 5 euro a testa, 4 euro a testa, non prendendo l'abitudine se la cosa, diciamo, non porta dei risultati, ma se c'è un attimino un ritorno economico, perché no? Diciamo una parte della somma vinta reinvestirla nelle scommesse bollette, che sono l'unico tornaconto che abbiamo a carattere goleardico. Beh, certo, quindi, assolutamente sì. Invito caldamente a opzionare questo, perché ormai, come tutti sanno i nostri cari amici, la famosa schedina di cui tutti eravamo affezionati è andata nel cassetto, cioè esiste ancora, ma francamente adesso messo un pochettino in secondo piano. Decisamente sì, e beh, noi vogliamo aumentare il nostro, ma anche il profitto dei nostri radioamici ascoltatori. Allora, le partite per la prossima giornata di campionato, così le commentiamo tutte e sei. Certamente. Dico prima le tue, perché chiaramente sei qui collegato. Allora, le tue partite sono le, oltre a chiaramente poi diremo anche quelle del Buon Ciro e del New Entry Alessandro, Palermo-Atalanta X2 e Udinese-Fiorentina con il medesimo risultato, X2 a favore della Fiorentina che gioca appunto a Udine. Le altre partite... Sì, dicilo tu. Commento queste prime due e poi commentiamo le altre. Certo, vai. Palermo-Atalanta ho messo X2 perché l'Atalanta, se non fa un salto, diciamo, definitivo, rimane un po' imbrogliata, però ho messo l'X dando la possibilità a Palermo di poter ribattare per una questione di orgoglio davanti al popolo pubblico. Udinese-Fiorentina, vedo la Fiorentina un attimino più avanti per una questione che la Fiorentina ha fatto molti risultati in esterna, mentre l'Udinese è in grande difficoltà, ha problemi, diciamo, morale o di umore per il fatto che anche il cambio allenatore, tranne quella caspiterina partita col Napoli, ecco, si vede Udinese un po' che zompetta, quindi ho messo soltanto un salvagente con la X. Veniamo alle altre, allora, altre due partite. Roma-Torino gol, Genoa-Torino X2 più gol, restano Chievo-Frosinone, che noi abbiamo giocato 1-2, ed Empoli-Hellas-Verona 1, quindi con la vittoria dell'Empoli. Quindi Chievo-Frosinone 1-2, perché comunque sì, siamo nella lotta piena per la salvezza. Il Frosinone, che ha davanti degli avversari non molto, diciamo, difficili come Udinese e Atalanta, deve comunque fare colpaccio, e l'altro conto sappiamo che il Chievo non guarda in faccia a nessuno, e facendo una vittoria si libererebbe definitiva dalla lotta salvezza,
per quanto riguarda Empoli-Verona. Con la partita scorsa il Verona ha dato definitivo, diciamo quasi certa, la sua retrocessione matematica, e anche qui l'Empoli con la vittoria avrebbe una certezza ancora più ulteriore di allungare dalle ultime, quindi si è dato una possibilità all'Empoli-Verona, secondo questo risultato che certo. Abbiamo ponderato, ha ampiamente dato quello che riusciva a dare dopo un anno di alti e bassi e di situazioni di spogliatura non molto chiare, perché con lo stesso Mandorlini ricordiamo che aveva ben figurato l'anno scorso. Decisamente sì. Allora, per completezza di informazione, allora, chiaramente la puntata minima è di 3 euro, nulla vieta che chiaramente potete giocare anche perciò, di più. Esattamente, lo ribadiamo con immenso piacere. Allora, ribadiamo un pochettino tutte le partite. Diciamo quindi la scaletta di tutte le partite, le diamo con i risultati, così per una chiarezza ulteriore. Certamente, allora, Roma-Torino gol, Chievo-Frosinone 1-2, questa è stata giocata dal buon Alessandro, quindi vado pure nel dettaglio, mentre Genoa-Inter x2 più gol ed Empoli-Verona è stata giocata dal nostro Ciro Gaipa, mentre le tue sono Palermo-Atalanta x2 e Udinese-Fiorentina x2, puntata minima, come detto già, 3 euro. E questo è tutto. Mi raccomando, giocate e, come si dice, mucha mierda. Ci vuole, ci vuole.